non lo so, potrebbe... Ma ne parliamo. Va bene, dai, dopo... Poi dopo potresti anche essere venire finalmente a casa nostra. Già ce n'è uno. C'è tanto di quella matematica qua sotto. E oggi l'argomento, sapete, è matematica e musica. Nella nostra storia recente, il quinto anno che facciamo in matematica, è la prima volta che c'è una lezione su matematica e musica, quindi è una novità un po' per tutti. Per cominciare subito bene con questo tema, abbiamo invitato il professor Chigliano, che ha fatto un viaggio molto lungo, viene da Catanzaro, è da ieri che viaggia praticamente, ha fatto Catanzaro, Bologna, Pesaro, Urbino, immaginate lo sforzo che ha fatto per essere qui. E il professor Chigliano è docente di matematica e fisica al liceo scientifico di Catanzaro appunto, e io direi, senza stare a dire cose parziali e inesatte, anche la volta scorsa che ho fatto così, inviterei il professore, lo facciamo con tutti, a dedicare i primi 5 minuti, 4 minuti, 3, quello che è bisogno, per raccontare appena appena la sua storia, perché è appassionato di musica, come è arrivato, qual è stato più o meno il suo curriculum studi, non nel senso di sapere i voti, ma in cosa è laureato, come è entrato nel mondo del lavoro, perché visto che tutti voi siete in procinto, di fare delle scelte importanti per il vostro futuro, sentire le vite di qualcuno che ha fatto un liceo, si è laureato, ha cominciato a lavorare, potrebbe farvi credere di più. Bene, lasciamo la parola a lui e poi dopo magari noi alla fine ci risentiamo per i prossimi appuntamenti. Ah, ecco, un'ultima cosa che devo dire, il materiale della lezione e anche una raccolta di file PDF degli articoli del professor Chigliano sulla rivista Liceo che parlano di matematica e musica saranno disponibili dai prossimi giorni, nell'arco di qualche giorno, ovviamente, nel scaricati dal sito del Liceo Scientifico Laurano. Basta che voi scriviate Liceo Laurano su Google, è l'unico in Italia che si chiama così. Ecco, e sono attualmente disponibili quelli della lezione precedente, lo stesso una serie di articoli su matematica e linguistica. Grazie, grazie al professor Bischi per questa immeritata presentazione, soprattutto per l'invito cortese. Cioè, il viaggio è stato lungo, ma la voglia di essere qui a parlarvi di un'esperienza che sostanzialmente è un'esperienza personale è stata sicuramente molto forte, e quindi noi calabresi siamo abituati a viaggiare di notte sui treni, quindi non è un problema farne uno in più, anzi il motivo questa volta era molto più piacevole. E io dunque faccio un po' di calcoli, insegno in questa, nella mia attuale scuola da, sono 12 anni circa. Prima mi sono laureato in matematica tanti anni fa, adesso ieri non diciamo perché sennò mi sento già sono andato prima in bagno, c'è cioè quello in viso, ho visto dei capelli bianchi non mi ha ancora rotto il professor Bischi. Però volevo dirvi, ho fatto matematica all'università, ma provenendo dal liceo classico. Il liceo classico studiato latino e greco, matematica si studiava 2 ore a settimana. E l'ultimo argomento, diciamo, dell'ultimo anno era un po' di trigonometria, quella che io con i miei alunni attualmente faccio in terza. Quindi capirete un po' il gap che c'è stato, no? La difficoltà all'inizio, però grazie, devo dire, soprattutto all'incoraggiamento della mia docente di matematica di allora, che sin dal primo anno, mi ha seguito per 5 anni, sin dal primo anno, sono dal secondo, diciamo, ma tu devi prendere matematica, devi prendere matematica, ma io veramente volevo prendere un'altra cosa, Giulispe mi ha convinto. E se sono qui oggi, in un certo senso, anche grazie a lei. E nella mia vita ho avuto lei come maestra, io dico sempre con la M minuscola, no? Ne ho avuti anche tanti altri invece con la M minuscola, uno di questi fu il mio professore, il mio maestro, si dice così, di musica. Io ho studiato pianoforte fino a un certo punto, fino al quinto anno di conservatorio. A un certo punto lui mi pose un auto a, ma entrambe le cose non riesce a farle bene, né la scuola né il pianoforte. Devi scegliere, devi vedere cosa devi fare.
le dita, anzi le unghie delle dita di una mano un po' più lunghe, perché quando posso io sono matitato. E quindi a un certo punto cosa successe? Mi chiese, dice, ma visto che tu comunque sei senatore in musica, comunque ti piace insegnare, ti piace sfruttare anche le nuove tecnologie, perché non pensi a un percorso così che possa interessare soprattutto i tuoi ragazzi? Eh? Quindi io parlo a voi come se foste i miei alunni, cercando di trovare quelli che possono essere dei collegamenti magari così bizzarri anche, non sempre i soliti, tra la matematica e la musica. Lì ci sono messo, devo dire la verità, è venuto fuori un percorso abbastanza lungo che chiaramente non vi riporto tutto, vi riporto di questo percorso alcune delle tappe diciamo più interessanti. Poi sicuramente, come diceva il professor Bischi, vi faremo avere insomma anche materiali per approfondimento, siti, quanti ne volete, bibliografie, e soprattutto io, la vedete la scritta in basso, penso che sarà riportata anche sul sito, i miei indirizzi email, perché sono assolutamente contentissimo di scambiare dopo questa conversazione con voi così delle impressioni, visto che si parla di musica, delle risonanze, no? Tenerci un po' in contatto, perché guardate, sicuramente io oggi vi parlerò di alcune cose che sapete, alcune cose che magari immaginavate, però alcune delle idee più importanti anche di queste diapositive che vi farò vedere mi rendono da dire l'unico così semplicemente parlare, cioè, ma che professore lì non possiamo parlare, lì non possiamo mettere, e quindi io spero di trarre vantaggio anche da questa conversazione, non soltanto all'inverso diciamo per voi. Guardate, giusto così, minimo sondaggio, chi fa il liceo classico scientifico qui dentro? Siete tutti, ancora non c'è, allora solo quelli che fanno il classico, ah ce ne stanno, ah benissimo. Domanda, si fa ancora la metrica a scuola? Sì. Il latino, quelli che fate lo scientifico, non ne fate? Peccato. Peccato, perché io uno dei ricordi che ho della scuola è la musica, non necessariamente con la matematica, ma nel latino. Titi, retuba, tulere, cubanzo, tecnico. Questa è musica, è metrica, no? È suddivisione del tempo. Quindi, come vedete, la musica e la matematica assieme si possono trovare anche in diversi contesti. Quali sono quelli che sono i punti di contatto? Io intanto li chiamo i ponti di contatto, no? Io si diceva meglio dalla Calabria questa parola, forse risuona più che i ponti di contatto tra matematica e musica. Uno è appunto questo, quello che noi chiamiamo ritmo, la suddivisione del tempo. Un altro è per esempio la durata delle note e delle pause. Altro breve sondaggio, chi è che fa musica? Anche a livello materiale, non necessariamente al conservatorio. Ah, vedete che ci sono degli strumentisti, dei cantanti, magari per il conservatorio. La durata di note e pause. Attenzione, chi fa musica o chi canta, ma insomma, un po' di karaoke l'abbiamo fatto tutti, dai, no, non diciamo di no. Sapete che in musica le pause sono importanti quanto le note. Anche le pause hanno delle durate, che sono come quelle delle note corrispondenti. Che cos'è quello? Un ritmo musicale, un pentagramma, anzi un doppio pentagramma per essere più corretto. Quello che voi vedete non è altro che una rappresentazione matematica, una rappresentazione grafica di note, o meglio di cose che noi chiamiamo note, in realtà c'è una frequenza, c'è una durata, e a seconda dell'altezza, si chiama così, della nota e della durata, viene fuori un simbolo che si pone su un particolare rito. Tutti sapete fare la rapida. Dovreste saper fare una rappresentazione sul piano cartesiano. Io mi alunni dico sempre piano cartesiano, perché Cartesio fosse un pianista, no? Piano cartesiano, immaginate, no? Tutto quello che gli altri. E quello che cos'è? È una rappresentazione grafica, una rappresentazione nel piano, sul piano. Qua non è inteso quindi piano forte, è piano nel senso altezza e larghezza. Oppure, beh, questo è ancora più semplice, no? Quello che in musica si chiama il metro, la durata delle battute, oppure l'indicazione del tempo, la durata delle singole misure, quelle sono visibilmente dei numeri. Nessuno può dire che non siano dei numeri, quindi che non c'entri la matematica. Quindi, se volete, ce ne sono tantissimi altri, sono tantissime le possibilità di collegare la matematica e la musica. Io ne ho scelta una in particolare, che diciamo, vede come protagonista
la scala musicale. E in particolare, vedete che ci ho messo tra parentesi, insiemi numerici. La scala musicale adesso vedremo più o meno come nasce, in grandi linee, però tra le varie possibilità anche qua di collegarla con la matematica, io ho scelto quella di collegarla con gli insiemi numerici. Facciamo un minimo di così, ricordo. I primi numeri che voi avete conosciuto nella vostra vita sono i numeri naturali. Qual è il primo numero naturale? Prima c'è 0, poi c'è 1, 2, 3. Poi ci sono i numeri interi, quelli negativi anche, noi numeri relativi li chiamiamo meno 1, meno 2, 3. A un certo punto nella storia della matematica e vedrete della musica, vengono fuori invece dei numeri strani, che avete studiato sicuramente all'elementare e alle medie, sotto forma di uno sopra l'altro, le frazioni, quelli che noi chiamiamo numeri razionali. Ed è di questi che adesso incomincio a parlarvi. Giusto per sapere come prosegue e come si conclude la storia. Dopo i numeri razionali, più grandi sapranno, viene fuori un insieme un po' più grande che è quello dei numeri reali. Per concludere, per chi li ha fatti, chi non li ha fatti avrà un po' di pazienza, l'ultimo insieme numerico che si studia, anche a scuola si dovrebbe, è quello dei numeri complessi. Questa è un po' la sequenza, diciamo, se vogliamo è anche una sequenza cronologica, vediamo come riusciamo a scandirla dal punto di vista, ecco, della storia, della matematica, della musica, e vedete anche con l'aiuto di alcuni protagonisti. Queste sono le 5 tappe del nostro percorso di oggi pomeriggio, che guardate sono esattamente i titoli dei 5 poi articoli PDF che vi faremo avere. E a un certo punto, vi dicevo, nella storia della matematica e della musica, viene fuori questo processo di inclusione dei numeri interi in un insieme più grande che oggi chiamiamo dei numeri razionali. Allora, i titoli, voi vedrete, hanno sempre a che fare ovviamente con il contesto, no? Con il contenuto della slide. Cercano, quando è possibile, di essere anche un pochino così, con qualche doppio senso, un pochino più ironici. Quando sono all'intervallo, poi cosa viene lì? La ricreazione. Agli ragazzi, già, questo è solo l'intervallo, riesci. Ecco, qua è inteso in un senso ben diverso. La musica metallica, poi, cosa viene in mente? Eccoli, quelli. Qua musica metallica intensa, vi assicuro, in un altro senso ancora. Quindi vedrete che, certo, non è che Pitagora 500 a.C. poteva ascoltare Iron Maiden in metallica stessa, insomma. Bach non era, diciamo, propriamente un matematico, è uno sicuramente dei più grandi musicisti della storia. Il temperino di Bach, che cos'è? Non lo svelo subito, qualcuno l'avrà già capito. Il restauro della scala, non stiamo parlando della scala di Milano, eh? Adesso non ve lo dico subito perché sennò già ho finito. Ecco. Queste sono le 5 tappe. Allora io direi, grosso modo, arriviamo alla terza nella prima fase e poi le ultime due, guardate, l'ultimo argomento, così vi metto la colla in bocca perché per chi volesse scappare, diciamo, dopo l'intervallo, le ultime cose che vorrei dire riguardano cose che conoscete bene, cose, perché qui vediamo in modo improprio, oggetti che voi conoscete bene, che si chiamano MP3, che si chiamano JPEG, almeno in maniera molto, molto elementare, attenzione che faremo ingegneria elettronica. Perdonatemi, io ho fatto il classico, vengo dalla Calabria e non posso che iniziare a parlare in greco di, e non è difficile capire cosa c'è scritto, la RO la conoscete tutti. Lui lo conoscete però. Rino Gaetano non lo conoscete. Ragazzi, io vi lascio, bravo, sì. Conoscete tutti. Crotone è la patria oggi di musicisti come Rino Gaetano, come Sergio Cameriere, però nel circa 500 a.C., quella che vedete è l'unica colonna che resta del tempio di Era Lacinia a Crotone, quel mare che vedete, il Mar Ionio, e io orgogliosamente dico che è il mare in cui faccio il bagno tutte le estate. E mi piace pensare che il bagno in cui anche il nostro protagonista della prima fase, no? Della presentazione,
presentazione, anni fa magari facevano le sue allusioni. E l'inglese spero lo capiate, qua c'è un doppio senso abbastanza simpatico, mi è piaciuta tanto, piuttosto che mettere un'immagine di Pitagora banale, ecco, dice sostanzialmente, ma Pitagora sì, tu puoi avere ragione, ma tutti si metteranno a ridere se tu sta cosa la chiami ipotenusa. Che significa ipotenusa? Ipotenusa in greco è semplicemente ciò che sta sotto, perché in genere il triangolo rettangolo si disegna con l'ipotenusa in basso, Però quelli di Matthew Wright è simpatica nel doppio senso, dove sta? Right in inglese significa retto in entrambi i sensi, nel senso di giusto, di avere ragione, ma il triangolo rettangolo si dice right triangle, no? Quindi puoi essere retto, era così una battuta che mi è piaciuta. Cosa c'entra la musica metallica e cosa c'entra l'intervallo? Cosa c'entra Pitagora sicuramente? Eccoci qua. Questo l'avete sentito dire, in filosofia. Ipse dixit, et sonavit. Pitagora non fu soltanto filosofo, non fu soltanto, tra virgolette, scienziato, almeno uno dei primi sicuramente scienziati di tesi nel senso moderno. Fu matematico, fu musicista. Adesso quelle, non vi preoccupate che ve le traduco in italiano, Pitagora, Pitagoras, per mettere l'accento al posto giusto. Cosa viene ricordato Pitagora? Anzitutto per questo discorso lui diceva tutto è numero. Allora qualcuno dice sì, per i pitagorici noi importanti erano i numeri interi, la rappresentazione simbolica della perfezione per loro era questa tetractis, il numero 10, come è costituito? C'è l'1, il 2, il 3, il 4, viene fuori un triangolo costituito da 10 elementi. Tra le varie parole che risuonano parlando di Pitagora c'è anche quest'altra, musiche. Ciò che noi chiamiamo musica per i greci era qualcosa di molto, molto più ampio, di generico. Poteva significare la poesia, la cultura in generale. Chi erano le divinità che sovrintendevano a tutte queste operazioni, diciamo così, dell'intelletto umano, comunque dell'uomo, che noi riconosciamo adesso sotto il nome di cultura? Le muse. Ecco dove deriva la parola musica. Ma non è soltanto musica con gli strumenti, è qualcosa di molto di più, è cultura. Così come filosofia. Ieri sera venendo in treno ho rivisto anzi, il film Agora, non so se qualcuno di voi lo ha visto. Molto bello, perché là si parla di questa filosofa, Ipazia, e non è che era filosofa nel senso che si metteva lì con una teoria, no, filosofa nel senso come ricercatrice proprio della cultura, era la cosa, la passione che aveva. Ecco perché parliamo di Pitagora come filosofo, non come uno scocciante, insomma, che comincia a dire, a parlare, a dire chissà che cosa, no, era uno che proprio cercava nelle cose la spiegazione, anzi cercava, diciamo, delle verità molto alte. Matematicos, cos'era? Chi erano i matematici? I matematici erano semplicemente quelli che con Pitagora cercavano di trovare queste verità, quindi gli studiosi, gli scienziati. Pier Giorgio Di Freddi, in un libro molto bello che vi consiglio, questo sì, altri no, che si chiama Penna, Pennello e Bacchetta, spiega proprio la differenza che c'è per esempio tra i matematici, che erano, come dire, i discepoli, quelli più vicini a Pitagora, e invece gli acusmatici, che erano come siete voi oggi, no? Quelli che ascoltavano comunque le lezioni o le conversazioni di Pitagora. Ma una delle parole chiave, a mio giudizio, è questa, logos. Guardate, logos in greco significa tante cose, lo vedete, vedete alcuni significati già scritti. Il latino, così ci avviciniamo a qualcosa che più suona, diciamo, no? Anche con l'italiano, questa parola viene tradotta con ratio in alcune accezioni. Quindi in realtà logos può significare sicuramente parola, può significare ragione, ma può significare ragione dal punto di vista matematico. Che cos'è una ragione dal punto di vista matematico? Forse la parola, diciamo, che potrebbe essere più utile è l'ultima, rapporto. Tenetela presente perché tra un po' scopriremo una cosa importante. Perché musica metallica? Allora, lì vedete un'incisione nel Medioevo in cui
lontano dalla bottega di un fabbro, ecco perché a metà urbano, che era un fabbro, dei rumori, il martello che picchiava su lei in continuo per battere il ferro, si accorse che alcuni suoni, o almeno combinati tra loro, risultavano gradevoli da ascoltare, altri invece no. Allora si narra, che Pitagora, tornato a casa, tornato se vogliamo in laboratorio, potremmo dire, fece degli esperimenti. Prese delle corde, non è che c'era forse la gamba, con i nervi di bue, molto probabilmente, e provando a tenderli con dei pesi che stavano tra di loro in determinati rapporti, riuscì a ritrovare le stesse consonanti che aveva ascoltato nella bottega del fabbro. Poi fece anche altri esperimenti, lo vedete anche con le campane, con i bicchieri d'acqua. Guardate, Pitagora sostanzialmente scoprì una cosa che adesso vedremo in una maniera, come dire, multimediale, che poi nel senno, guardate dopo quanti anni, dopo 2000 anni circa, racchiuse in una formula che è quella che utilizziamo tutt'oggi. La frequenza, cioè la nota, il suono emesso da una corda, da che cosa dipende? Dalla sua lunghezza, anzi potremmo dire è inversamente proporzionale, non ci scaldiamo troppo, ma dipende anche dalla forza con cui tendiamo questa corda, dipende dalla densità e dalla sezione della corda. Non andiamo a fare adesso un esperimento di fisica, andiamo a vedere per esempio la relazione più semplice, quella tra la frequenza emessa da una corda, quindi dalla nota emessa da una corda, e con la sua lunghezza. E per questo mi faccio aiutare da due amici, uno lo conoscete, l'altro non lo conoscete. Qualcuno di voi conosce o ha mai usato Second Life o sa di cosa si tratta? È un ambiente virtuale in tre dimensioni. Tra le varie cose interessanti, tra l'altro che mi lega alle Marche, io ho fatto a un certo punto un corso online con l'Università di Macerata. Ecco perché, vedi, ci sono corsi e ricorsi storici, in cui qualcuno mi ha insegnato ad intervenire, ad agire dentro questo mondo. E io, visto che stavo facendo questo percorso, no, di matematica e musica, mi metto a fare matematica e musica pure lì. Guardate che cosa è venuto fuori. Pitagora scoprì che l'ottava era in rapporto di 2 a 1 con la lunghezza della corda.
Un semplice calcolo frazionario lo portò a questo risultato. E da questa armonia di numeri è derivata la nostra scala musicale. Possiamo fare un do e un fa, così chiudiamo.
Sentite? Come suona questo? C'è qualcosa sotto, che dite? Secondo voi è magia? O è fisica? O è matematica? È tutto. Grazie. Allora, se noi, adesso facciamo troppo lungo, andassimo a misurare la lunghezza di quelle corde, noteremmo che se la prima, quella che ha messo il Do, immaginiamo di dare una lunghezza unitaria, quindi se fosse lunga 1, quella che invece suona o emette il Fa è lunga i tre quarti di quella iniziale. Il Sol è lunga, la corda che emette il Sol, è lunga i due terzi, e ovviamente la corda che emette la stessa nota ma più acuta è lunga la metà. Abbiamo detto che la nota, diciamo meglio, la frequenza è inversamente proporzionale. Quindi la frequenza, se attribuiamo 1 al Do, la frequenza del Fa, di questa nota che noi chiamiamo Fa, è invece i 4 terzi. Il Sol è i 3 mezzi. La ottava del Do è 2, è il doppio. E allora Pitagora non poteva che restare impressionato, diciamo. Poi l'uso dei numeri interi, notate, numeri poi piccoli, 2, 3, 4, ecco, pitagorici già oltre non volevano spingersi. E soprattutto del rapporto, del logos tra loro, no? Tiriamo fuori queste armonie. Poi Pitagora estese questo concetto, le armonie del mondo, che erano riprese e riprese dopo circa 2000 anni. Però guardate, la cosa che noi serve oggi per la nostra conversazione è questo: cos'è un intervallo? Quindi quando noi suoniamo due frequenze, cosa chiamiamo intervallo? Non chiamiamo la distanza tra le note, le frequenze. Voi sapete che, guarda, questo lo approfondiremo un momento, per il momento concentriamoci sul lavoro, ma chiamiamo il rapporto. Quindi cos'è un intervallo? È il rapporto tra le frequenze o tra le note, ecco, come se vogliamo usare un altro termine. Guardate, qua potremmo fare anche un esercizio, adesso non, giusto per non perdere tempo, magari dopo un pochino veloce. Stessa cosa succede con la tastiera. Guardate, se io parto dal Do, immaginate che questo Do abbia frequenza 1, moltiplico quella sua frequenza per 3 mezzi, ottengo un'altra nota che chiamerò Sol. Se adesso la frequenza di questo Sol, stavo per dire aggiungo, è sbagliato, se faccio i 3 mezzi della frequenza di questo Sol, ottengo il Re. Guardate, ma se faccio prima 3 mezzi, quindi 1, 3 mezzi, e poi faccio ancora 3 mezzi, cosa ottengo? Ho fatto prima il Fa. E se io moltiplico per 3 mezzi, ottengo 9 quarti. Andando avanti, ottengo altre frequenze che chiamo La, Mi e così via. Sì. Quindi semplicemente partendo da 1, moltiplicando per 3 mezzi, questa operazione invece che cos'è? È una moltiplicazione al contrario, è una divisione, no? Per 3 mezzi. Quindi questa frequenza, questa nota che io chiamo Fa, sarà espressa da questo numero, da 2 terzi. L'esercizio che volevo farvi fare è questo. Vabbè, vi ho già rappresentato la tastiera del pianoforte, questo più o meno lo conoscete. Perché? Perché il Do che abbiamo sentito prima? Si dice che è ad un'ottava. Contate i tasti tra questo Do, 7 e 8. Ecco perché. Presto svelato il mistero. Allora, se questo Do ha frequenza 1, questo Do ha frequenza 2. Giusto? E le note che sono in mezzo, che già vi ho rappresentato con dei tasti, come faccio ad ottenere? Come faccio ad esprimerle con delle frazioni? Questo è un esercizio che ho fatto con dei ragazzini di scuola media. Quindi voi lo saprete fare sicuramente. Per questione di tempo acceleriamo. Per esempio, se io volessi riportare questo Re ad un'ottava inferiore, quindi vedete lo stesso tasto, ma lo voglio riportare qui, cioè entro la, quella che si chiama la prima ottava, cosa devo fare? Devo moltiplicare per 2?
o dividere per 2? Dividere per 2. Se moltiplico per 2 ottengo la nota che sta all'ottava dopo. Se divido per 2 ottengo la nota, io la chiamo nota, ma in realtà è un numero, no? Un rapporto, che sta all'ottava precedente. Vedete? Se i 9 quarti divido proprio numericamente, no? Quella frazione per 2, ottengo 9 ottavi. E così via. Quelle note, le ultime due, sono a 2 ottave di distanza, quindi per poter riportare 2 ottavi indietro devo dividere per 4. E così via. Alla fine, sapete cosa abbiamo fatto con questo semplice esperimento, con esercizio con le frazioni? Abbiamo creato quella che ancora oggi si chiama scala pitagorica. Guardate, io se volete me le potete appuntare, poi magari le troverete nell'antico. Questi numeri stanno esattamente uno dietro l'altro, così come vengono riportati. Cioè 9 ottavi sta esattamente tra 1 e 81 e 64 esattamente. Cioè sta tra 1 e 81 e 64 e così via. Cioè esattamente la rappresentazione che voi fareste delle frazioni sulla retta numerica. Cioè tra 1 e 2 mettere in ordine questi numeri. È lo stesso tipo di esercizio, però invece che fatto con le frazioni che chissà che cosa significano, è fatto con le note musicali. Una cosa interessante potrebbe essere scoprire che la distanza tra il Do e Re, il Re e il Mi, il Fa e il Sol e la e il Si è la stessa ed è 9 ottavi. Attenzione, io l'ho chiamato distanza, in realtà è il rapporto. Fate 81 63, se vedete per 9 ottavi ottenete nuovamente 9 ottavi. Questa scala, andiamo un pochino più avanti, aveva dei problemi. Sostanzialmente c'erano quei numeri a Pitagora stesso per un piacere. Tolomeo, siamo 700 anni circa dopo Pitagora, trovò una scala, diciamo, più tra virgolette semplificata, con un ragionamento che vi risparmio. E guardate, i numeri sono, anche qui lo dico con virgolette, più piccoli, cioè numeratore e denominatore. Guardate, per esempio il Si era 243, adesso è 15. E così come avviene per molte altre discipline nel corso, diciamo, della storia, nel Medioevo, riscoprendo i classici, gli studiosi, in questo caso particolare un musicista veneziano, Zarlino, riprendendo la scala tolemaica, scoprì anche il perché questa scala poteva essere non solo più semplificata, ma addirittura poteva essere più armonica. Attenzione a questa parola. Più naturale nel senso degli armonici. Questa cosa tra un po' adesso la preciserò. Adesso per motivi di tempo. Questo lo possiamo fare. Passare all'esercizio. Se volete, magari poi nelle slide alla fine ve le lascerò. Degli esercizi con le frazioni, guardate, ci sono anche alcuni insegnanti qui, no? Invece di dire calcola la frazione che si ottiene, no, calcola l'intervallo che c'è tra il Do 2, quindi dall'ottava successiva, e il Re 3, dopo dell'ottava. Semplicemente una cosa deve fare, esprimere come frazione queste due frequenze e ottenere il loro rapporto, che in questo caso è di 9 quarti, infatti è 9 sedicesimi per quarti. Vabbè, qui ci vorrebbe un pomeriggio intero solo per fare esercizi. Allora, vi parlavo di questi armonici. Perché una scala chiamata armonica, una scala naturale, ha più, è più consonante, no? Suona meglio rispetto alla scala pitagorica. In realtà, come scoprirono i fisici anche nel 500-600 in maniera più approfondita, ma si sapeva già dall'antichità, quando noi pizzichiamo una corda, in realtà noi emettiamo, assieme a quella che si chiama frequenza principale, che sostanzialmente è quella che dà il suono, che noi poi chiamiamo nota, emette anche altre frequenze. Per esempio, se noi pizzichiamo un Do, si verifica che quella corda pizzicata emette contemporaneamente altre frequenze che chiaramente sono sempre meno percettibili. Ci siamo? Emette un Do all'ottava più alta, un Sol, un Do all'altra ottava ancora. Queste note che vengono chiamate, guardate,
armonici naturali o ipertoni. Vengono messe contemporaneamente, pizzicando, sfregando quell'archetto la corda. La cosa interessante è che queste note si ottengono come, guardate, dimezzando la corda, e questo lo sappiamo già, il do, l'ottavo, facendo un terzo della corda, un quarto della corda, un quinto, un sesto. Non so se qualcuno di voi sa come si chiama questa successione. Uno, un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto, un sesto. In matematica questa successione si chiama successione armonica. Il motivo è questo. O la serie, la somma che viene fuori da questa cosa si chiama serie armonica, e viene fuori dalla musica. Quindi i matematici ogni tanto si appropriano indebitamente di contenuti. Che hanno a che fare con la musica. Va bene, questa scala aveva dei difetti che insomma adesso non andiamo altro a esaminare. Io andrei, anche perché se no non faccio in tempo, ci sono dei problemi che nascono, diciamo, con questa scala, sia con la pitagorica che con la scala naturale. In particolare, guardate, senza andare a vedere i numeri, questo è un problema fondamentale. Due semitoni non fanno un tono. Che cos'è il semitono? Era, l'abbiamo visto prima, la distanza tra il mi e il fa, per esempio. Questo è un semitono. Un tono cos'è? È la distanza, per esempio, tra un re e un mi. Matematicamente si verifica che in realtà due semitoni non fanno un tono. Diciamo che ho sbagliato pure la definizione. Cosa successe nella storia della musica e della matematica? C'erano anche altri problemi su cui tristemente vado a bypassare. A un certo punto ci si rese conto che questa scala aveva dei problemi. Se io facevo la scala del do, se questa stessa sequenza l'avessi voluto iniziare da un'altra nota, altre note, i tasti neri del pianoforte, tanto per capirci. Ma questo non bastò, perché anche in quel caso i semitoni erano diversi, introducendo delle note che vengono chiamate alterate. Il problema divenne a un certo punto un problema matematico, ed era questo. Scoprirono i musicisti o i matematici, fate voi, che tutti i loro problemi, i problemi della scala musicale, sarebbero stati risolti se il semitono, quindi la distanza per esempio tra il do e il do diesis, tra il do diesis e il re, e così via, se il semitono fosse stato costante. Allora io vi chiedo, dire che il semitono è costante, se voi andate a contare, sono 12, do, do diesis e re, eccetera. Dire che il semitono sia costante equivale a dire che l'ottava, vi ricordate quanto è il rapporto? 2, e equivale a questa costante moltiplicata per 12, scusate, per se stessa 12 volte, quindi K alla 12. Quanto vale K? Guardate, se K alla 12 è uguale a 2, quanto vale K? Dite, radice dodicesima di 2, qualcuno sa quanto fa? 1, 2, 0, 3, qualcosa. È un problema assolutamente matematico. Però, questo radice dodicesima di 2, dice, va bene, la soluzione è questa, ma si può rappresentare, si può prendere una corda e farne la radice dodicesima della lunghezza? È un problema insolubile. Lo conoscete voi l'aneddoto della duplicazione del cubo? C'era la peste ad Atene, se non ricordo male. Allora gli ateniesi interpellarono l'oracolo di Delfi, dissero: fai finire questa peste. Benissimo, lo vedete questo altare? Un altare di, fate finta, spigolo, no? Un metro. Quindi di volume, era un cubo, uno per uno per
calcolabile con righe e con passo, cioè geometricamente. Figuratevi radice dodicesima di 2, anche se siamo qua nel 600. Però guardate, matematicamente i problemi che prima vi facevo vedere molto velocemente, soprattutto il primo, era risolto. Guardate un po', componendo due semitoni, viene fuori il tono, chiaramente in questo nuovo sistema. Il problema era assolutamente pratico. Qualcuno provò una soluzione intermedia, indovinate perché si parla di temperamento paterno? Di chi era padre Vincenzo Galilei? O no? È il papà di Galileo. Trovò una soluzione intermedia, ma eccolo qua. Un organista austriaco, Andreas Bettmeister, guardate, siamo alla fine del 600, trovò un sistema ingegnosissimo per riprodurre quel sistema almeno in maniera approssimata nel miglior modo possibile. In realtà quello che fece lui, questo tre mezzi, vi ricordate cos'era? Era la quinta di Pitagora, 3 di su 2. Usando 7 quinte pitagoriche, 5 quinte mesotoniche, insomma, quest'altro valore, alla fine, non vi preoccupate, trovo che sono 7 ottave, a quanto corrispondono come numero? A 128. Ce l'aveva quasi fatta matematicamente. Questo sistema di accordature, degli strumenti, fu sposato da un grandissimo musicista, Johann Sebastian Bach, che nella sua opera Clavicembalo ben temperato, attenzione, non c'entra niente il temperismo, temperato significa sostanzialmente che fu accordato con questo sistema. Quindi Bach sposò questo temperamento di Bettmeister e lo portò a farlo, diciamo così, mondiale. Però ci furono parecchi che si opposero a questo compromesso, perché non era più la musica armonica con le mezze corde che veniva fuori, no? Con la Pitagora. Certo, il problema matematico era stato risolto, però molti erano quelli che non erano d'accordo. Giusto per spezzare un po' prima di fargli addormentare dei figli. Voglio farvi vedere perché la scala musicale si chiama scala e non si chiama, per esempio, che ne so, sequenza, perché non si chiama successione. Io penso che non ci sia modo migliore di quello di farvi vedere questo video che hanno realizzato dei ragazzi milanesi, periodo, se non ricordo male, di San Valentino, è l'uscita del Duomo di Milano. È stata fatta un'installazione particolare per cui, salendo questi gradini, succedeva che... Vai! Allegramente non stiamo parlando di divisioni, di moltiplicazioni, di rapporti.
intervalli. Qual è il modello matematico che sta sotto la scala musicale? Se volete, com'è che funziona il nostro orecchio? Se io adesso ci sono parecchie ragazze, vi dovessi dire, immaginate un modello, e poi, come minimo, uno di questi immaginate, no? Ah, sorridono, che più bello! Purtroppo per voi, vabbè, questo magari non lo so, però, cioè, fossimo stati tutti ragazzi, questo va usato. Mi spiace per voi, ma il modello matematico non è proprio una cosa che sta a qualcuno di questo genere, purtroppo. Il modello matematico è sostanzialmente la relazione che c'è tra, o meglio, come viene regolato, ecco, la relazione che c'è nel fenomeno che stiamo studiando. Per esempio, che relazione c'è tra queste due note? Il La, cosiddetto naturale, sapete, immagino che è stato fissato a 440 Hz, e la sua quinta, il Mi, a 660 Hz. Che relazione c'è? Io da La al Mi. Come posso arrivare? In due modi. Sicuramente. Prendo 440, aggiungo 220, ottengo 660. Oppure moltiplico per 3 mezzi. 1,5. Arriviamo allo stesso risultato. Il nostro orecchio però come funziona? Funziona in modo che questa operazione sia una somma, quindi una percezione additiva, eccetera. Quindi l'intervallo tra queste due note, quant'è? È 220? Punto interrogativo. Oppure funziona in un altro modo? Un'operazione che in realtà è un prodotto, quindi l'intervallo, come vi ho detto prima, in maniera così assiomatica, è un rapporto, e quindi viene fuori una progressione geometrica sui nostri limiti. In realtà, non è la prima la strada giusta, è la seconda. E provo brevemente a spiegarvi perché, prima di fare pausa, faccio queste due o tre slide. Fu von Helmholtz che scoprì, parte della psicoacustica, comunque fu quello che studiò, diciamo così, come l'orecchio funzionava, come percepiva i suoni. I nostri protagonisti sono questi due, von Helmholtz, ma ancora prima di lui Leibniz. Leibniz lo conoscete tutti, l'avete studiato in filosofia, ma guarda un po', si studia Leibniz in filosofia, ma come matematico se lo ricordano ben poco, prima di fare la famosa definizione che sono detto. Guardate, adesso vi parlo di una cosa che amate tantissimo, l'argomento, a meno che la studiate, i logaritmi. Che c'entrano i logaritmi a questo punto della trasmissione? Non vi preoccupate che sono andato a prendere il caffè, quindi se uscirete. Allora, guardate un po' che cosa succede con i logaritmi. Anzitutto, chi l'ha creato questa parola? Logaritmo. Non i greci. Nepero. Cogion Gabriele. Attenzione, però una parola che viene dal greco, logaritmo, logos e aritmos, aritmos è il numero, logos è la parola, no, può essere anche il rapporto, abbiamo visto. Guardate che usando i logaritmi, no, adesso vi faccio vedere cose più simpatiche, in realtà i semitoni altro non sono che dei rapporti, usando il logaritmo. Chi li ha fatti logaritmo, perché logaritmo questa cosa mi può dare un ok per dire che è bene, no? Se io voglio sapere da quanti semitoni è composto l'intervallo, per esempio. Questo è un intervallo di terza, do, mi. Quanti semitoni ci sono in mezzo? 1, 2, 3, 4. Quindi in realtà l'intervallo di terza, do, mi, è costituito da 4 semitoni. Logaritmo, traducendolo in un altro modo, in realtà ci potrebbe servire in musica.
Ma più che questo, che sennò poi mi sparate, volevo farvi vedere, ecco. Parlavamo dell'orecchio. Allora, adesso io vi faccio vedere questa cosa. Chi la conosce mi può dire che cos'è. È una spirale aurea. In realtà non è proprio aurea perché è fase 2. No, ma diciamo che è parentesi sicuramente. O spirale logaritmica. Guardate un po'. Partiamo da me, dall'origine, guardate. Primo giro compiuto. Secondo giro compiuto. Terzo giro compiuto. Guardate che cosa ho messo in punti ben determinati del nostro piano cartesiano. Cosa sono? Sono le note, sono le frequenze, sono tutte nello stesso punto. Il nostro orecchio percepisce le differenti frequenze in scala logaritmica e non tutte nello stesso punto. Sapete come si chiama l'organo preposto a questo? E sapete che forma ha? Guardate, la chioccia o la coclea è esattamente una spirale logaritmica. Tutte le frequenze vengono passate. Cosa succede nell'orecchio? Ciò che noi percepiamo come suono non è altro che una sequenza di compressioni e rarefazioni dell'aria attraverso il timpano, il martelletto, eccetera. A un certo punto la frequenza, la nota, tra virgolette, viene letta, viene percepita dalla coclea, che attraverso un meccanismo di ricettori, adesso cerco di essere non banale, la trasmette all'orecchio. È l'orecchio che la interpreta poi come suono. Però la cosa interessante è che, guarda caso, c'è lo stesso sistema logaritmico che sovrintende a quel grafico. E chiudo, si comincia una pausa, ecco. Che cosa c'entra a questo punto con la tastiera? Che c'entra il logaritmo, che c'entra la spirale logaritmica? Perché stiamo parlando di prodotti, perché stiamo parlando di tutte queste cose. Allora, in questa finestrella piccola, cosa vedete? Una retta, un andamento, come lo dite, come lo chiamate, lineare, e invece una esponenziale, una curva esponenziale. La tastiera, cioè le note musicali, e quindi l'orecchio che le percepisce, come funziona? Io stesso più lunga di questo non potevo prendere, è quasi una tastiera di pianoforte. Allora, contiamo. Partiamo da una nota. Eccoci qua. Che chiamiamo zero. Sono tutti dei do, eh? Insieme un altro. Allora. Poi ci avete un altro ottavo. Uno. Eccola qua. La vedete? Ho risposto. Quanti do contate? 7 più 1, 8. Giusto? Sono 7 ottave. Allora. Sono 8 do, però sono 7 do, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, più uno. Allora, alla nota iniziale, al do iniziale, giusto per non essere esagerato, diamo una frequenza 1, assegniamo una frequenza unitaria. Il do successivo sarà frequenza 2, è vero? E quello dopo? Che sto facendo? Ma come? Secondo una ragione, secondo un numero ben preciso che è 2, sto moltiplicando sempre per 2. Adesso questa qua che frequenza avrà? Perfetto. E poi? Poi? Allora, quello che viene fuori, che cos'è? Sotto vedete, avete una sequenza, si può dire lineare, una successione di 0, 1, 2, 3, i numeri, che corrispondono però a che cosa? A delle frequenze che stanno tra di loro come? In modo? Secondo voi che curva viene fuori? Una retta o un'esponenziale? Un'esponenziale. Allora, in realtà, perché c'è scritto dove è retta?
sequenza di tasti logaritmica. Ecco perché logaritastiera. Spero che lo riusciate a spiegare anche voi, magari meglio di come l'ho fatto io. Allora, facciamo un po' di pausa, così poi andiamo verso cose un pochino più. Ciao, sono matematica? Sì, molto, perché è una materia che è un qualcosa comunque di razionale e mi piace perché riesco a trovare dei risultati attraverso dei calcoli, quindi posso arrivarci io con i miei ragionamenti e non è qualcosa di già fatto e quindi da memorizzare e da studiare. È un qualcosa comunque a cui ci si può arrivare ed è bello appunto per questo, è molto interessante. Allora, le ultime due sezioni del nostro percorso sono già più vicine a noi rispetto cronologicamente parlando. Questo signore che vi vedete è uno dei due redattori della enciclopedia, no? Siamo nel periodo dell'illuminismo, da cui la terribile battuta, ma a luce sul suo occhio. E in realtà anche quest'altra onda su onda su onda richiama qualcosa che tra un po' andremo a scoprire, e infatti va in onda da un tempo. Allora, questo è un estratto, guardate, questa ricerca a un certo punto io mi sono ritrovato nella Biblioteca Nazionale Francese, ovviamente internet a questo serve in una maniera poi spostata. C'è proprio un bel, diciamo, una zona, un'area riservata proprio ai testi classici, ai testi antichi, e la Encyclopédie, quindi il testo base, diciamo, su cui si fonda quella cultura moderna, dall'illuminismo in poi. A un certo punto io ho detto, ma andiamo a vedere che cosa diceva Dante, perché l'ha fatto lui proprio questa voce, sul suono. Che cos'è il suono? È una percezione dell'anima che viene comunicata attraverso l'orecchio, ovvero è un movimento di vibrazione nell'aria che è portato fino all'organo dell'udito. Grosso modo è quello che ho cercato di dirvi prima. Qual è la enciclopedia moderna che tutti conoscete? Enciclopedia invece è il figo per dire che sono francese, la enciclopedia moderna, non mi dite come siete mandati su Wikipedia o Wikipedia, mi so come la chiamate. Wikipedia, ovviamente la versione italiana, guardate cosa dice: il suono è la sensazione data dalla vibrazione di un corpo in oscillazione, e tale vibrazione che si propaga nell'aria raggiunge l'orecchio. D'Alembert l'aveva detto 3 secoli fa, ma chiaramente ci ripetiamo quei concetti. Adesso c'è vedere questa animazione anche perché ci ho messo una settimana per farlo, almeno la gioia di poterlo vedere l'animazione. Guardate un po', questa lamina che vibra, che cosa fa? Produce delle compressioni e rarefazioni delle molecole dell'aria. Guardate, questa compressione o rarefazione raggiunge dei massimi e dei minimi. Ecco perché il suono, quando lo andiamo a visualizzare con strumenti particolari, ha quella forma che conoscete tutti, è una sinusoide. Benissimo. E in realtà già lo stesso Dante scoprì in una prima versione che le sinusoide erano soluzione di questa cosa stranissima, che altro non è che l'equazione della corda vibrante, almeno nella sua prima formulazione. Cioè, come vibra la corda, o come viene trasmesso il suono che raggiunge l'orecchio? Attraverso una sinusoide, detto in maniera pedestre, diciamo. Guardate, cercando di capire in che contesto si inserisce questa scoperta di D'Alembert, ricordatevi che il secolo precedente rispetto a lui,
c'è qualcuno che si concentra invece su una teoria, guarda caso, delle stringhe, cioè per questi scienziati, questi fisici, diciamo, tutto si riduce a delle piccolissime corde o dei piccolissimi anelli che vibrano e in base al loro movimento, alle loro vibrazioni producono le particelle, i quarchi, gli elettroni, eccetera, o le forze tra di loro. TOE sta per Theory of Everything, cioè le teorie del tutto. Questa delle stringhe è una delle teorie del tutto che c'è, che cerca di spiegare, diciamo, il tutto nel senso come unica teoria, no? Fisica, come teoria unitaria, usando per caso le corde vibranti. A un certo punto, uno dei più grandi matematici della storia, Leonardo Vero, corresse D'Alembert l'equazione e introdusse un fattore che, indovinate a cosa ci porta, alla velocità di trasmissione, diciamo, di questa propagazione nella corda. Non solo, ma cosa disse Vero? Se noi abbiamo una soluzione di questa strana equazione, che poi scoprirete meglio all'università, perché prenderete tutti matematica, comunque la realtà scientifica, saranno pane con i vostri denti tutti i giorni. Non solo, quando abbiamo una soluzione o due o tre soluzioni, in realtà anche la loro somma è una soluzione. Questa è una cosa rivoluzionaria, quello che noi chiamiamo il principio di sovrapposizione. Cioè, intanto ogni perturbazione di una corda si può spiegare in questo modo, come somma, diciamo così, di sinusoide. Ci siamo? E vale anche il valore viceversa, vale anche il viceversa, cioè questa frase. Giusto per capire, quanto si volesse bene D'Alembert e Vero e un altro personaggio che vedremo tra un po', Daniel Bernini. Guardate, a un certo punto, D'Alembert, in risposta, dice, a questa critica di Vero, attenzione che stai sbagliando, dice sì, vabbè, sì, è vero, sbagliato, però anche è vero che io ho dato a tutto questo discorso. Sono delle persone, sono degli scienziati che tra di loro interrogavano, sì, contestavano in maniera corretta, ma alla fine quello che veniva fuori era una teoria che è servita al genere umano. Cioè, gli scienziati hanno questo, diciamo, in particolare, si possono anche litigare tra di loro, ma per addivenire, diciamo, ad una realtà condivisa che poi sia patrimonio di tutto il mondo. Tra i due litiganti, il terzo, cioè Daniel Bernini, questo vi farò vedere un'immagine, a un certo punto, sapete cosa scoprì? Questa l'avete vista prima, guardate gli armonici. Scoprì che se queste perturbazioni, quindi una perturbazione generica è data dalla somma di due onde, diciamo così, che vanno in due direzioni rispetto alla corda, uno in un verso e uno nell'altro verso. A un certo punto si incontrano, si scontrano, se volete, si sommano, i loro effetti si sommano. Se queste due onde hanno, rispetto alla corda, immaginate che questa corda sia lunga L, hanno lunghezza L diviso N, quindi la metà, oppure un terzo, oppure quando L è un numero intero, guardate che cosa succede. Vedete, la corda 2 è quella che si propaga verso destra, questa altra invece si propaga verso sinistra. Guardate qual è l'effetto. Questa che vedete in nero è la loro somma, momento per momento e punto per punto. Questo si riesce a capire che si stanno muovendo, una a destra e una a sinistra, ma la loro somma non si muove. Sta ferma, o meglio oscilla verso l'alto e verso il basso, ma non verso destra e verso sinistra. Questo è quello che i musicisti, i fisici chiamano onda stazionaria. Guardate, ha dei punti in cui sta ferma, che si chiamano nodi, e dei punti in cui raggiunge il minimo e alternatamente il massimo. Questi si chiamano ventri. Ci siamo? E a un certo punto, eccolo, Daniel Bernini, che faceva parte di una famiglia di matematici, il padre, lo zio, erano veramente una famiglia problematica.
l'idea geniale fu questa. E allora mi dice che se io ho 2, 3, 4, 5 soluzioni, la loro somma è ancora una soluzione. Ma se è vera questa cosa, e quindi funziona per tutti gli armonici sono ricordati quelli dati da un mezzo, un terzo, un quarto, un quinto. Se io faccio la somma di tutti questi armonici, quanti sono? Sono infiniti. Teoricamente sono infiniti. Se io ne faccio la somma, allora ottengo ancora una soluzione, cioè estese, diciamo, questo principio di sovrapposizione dal caso finito, come fece Euler, al caso infinito. Questa fu l'idea geniale, quella che oggi i matematici chiamano serie trigonometrica. Che cos'è? È una somma di infinite cose di questo tipo, di sinusoidi, ognuna delle quali è un'armonica di quella iniziale. E giusto per chiudere su un argomento che avevo lasciato irrisolto, vi ricordate la consonanza per Pitagora? C'erano alcuni suoni consonanti, altri che erano dissonanti. Fu scoperto un fenomeno, gli accordatori già del Medioevo lo usavano, che è cosiddetto dei battimenti. Ecco, io qua invece mi ricordo il mio primo maestro di musica che mi spiegò che i battimenti, questo fenomeno per l'orecchio, sono come la fiammella di una candela per l'occhio. Quando voi vedete una fiammella di una candela, non la vedete ferma, la vedete vibrare. Stessa cosa i battimenti. Voi immaginate due suoni che si sommano tra di loro, come quelle onde che avete viste prima, però due suoni che hanno una frequenza molto vicina. L'effetto, allora, le onde che si sommano sono queste piccoline che non vedete, sono queste tratteggiate. L'effetto che viene fuori, sarebbe bello sentirlo, è un qualcosa del tipo, cioè dei, un suono pulsante. La loro somma non è un suono fisso, ma è un suono pulsante. E attenzione, perché questo fenomeno diede modo al solito Helmholtz di dire finalmente che cos'è sta benedetta consonanza. Galileo cosa riprese? Lo stesso concetto di Pitagora. Non è che due sono consonanti, sono consonanti quando i loro rapporti, cioè gli intervalli tra di essi, sono i rapporti semplici, che significa con i numeri piccoli, vi ricordate? 3 mezzi, 5 quarti, 6 quinti. Era, anche per Galileo che aveva ripreso queste cose, non era scientificamente provato. E non si diede la giustificazione definitiva. Due suoni sono consonanti, vi ricordate prima che abbiamo sentito quei due suoni che stavano, ci davano una sensazione di pienezza. Perché sono consonanti? Perché siccome hanno degli armonici simili, gli armonici sono le note che vengono generate assieme quando noi sprechiamo una corda, e quindi con battimenti, cioè con questo fenomeno che può essere anche di disturbo, molto debole. Questa è la spiegazione che chiedeva Helmholtz. Attenzione, guardate che sostanzialmente è il modo con cui gli accordatori anche oggi, quelli almeno professionali, accordano i pianoforti, non con l'accordatore elettronico che fa tutto, oppure non con la tastiera che ce l'ha già prenotata. Allora basta il là iniziale e poi fanno tutto d'orecchio in base proprio a questo fenomeno dei battimenti. Giusto per chiudere su questa sezione, guardate che circa un secolo dopo James Clerk Maxwell trovò delle equazioni molto simili all'equazione dell'onda, anzi era proprio la stessa equazione, in cui quella V, quella velocità che abbiamo visto, quindi la velocità di propagazione, era questa costante strana. Sapete che cos'è? È la velocità della luce. E queste equazioni, in realtà sono quattro, di cui parla Max, cioè, sono le equazioni delle onde elettromagnetiche, sempre onde, sono la luce, le onde radio, le microonde, le ultraviolette e così via. Quindi, per un minimo così di poesia, a un certo punto, e adesso anche l'arcobaleno all'inizio, è bello ricordare che ci sono sette note musicali, come sette colori, è bello ricordare che ci sono le onde sonore, ma ci sono le onde elettromagnetiche, quindi vedete, la luce, la musica, i colori. Ecco perché poi l'arte, la musica, la matematica, chissà, sono delle, come dire, delle,
imprecisioni mie personali. Siamo arrivati all'ultima sezione, vediamo che cosa c'entrano l'Università di Grenoble. Siete stati tutti quanti? Io che c'è stato di voi, questa è l'Università di Grenoble. Questo è Champollion, che è il cognome. Sapete chi è? Quello che ha tradotto i geroglifici. Questo è Alan Turing, sapete chi è? È il padre dei computer. O se volete, quello che ha tradotto, ha decifrato i messaggi in codice che scambiavano i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale e salvò Londra e l'Inghilterra grazie a questa sua macchina che si chiamava Enigma. Guardate che faccio sarebbe da parlare. E questi sono i Beatles. L'Università di Grenoble è intitolata a Jean-Joseph Fourier. E che c'entrano i Beatles? E che cosa c'entrano loro due? Quindi il traduttore dei geroglifici, quindi dei codici che fino a quel momento, una lingua che fino a quel momento non era stata fino all'800 compresa, Alan Turing che riuscì a decifrare dei messaggi in codice. I Beatles come vengono ricordati nella storia della musica? Il Fab Four. Noi abbiamo nella storia della matematica, se volete adesso anche della musica, un altro Fab Four, siccome è francese, in realtà si dice Four, un Fabulous Fourier. È quello a cui, intanto per capirci, dobbiamo anche gli adulti tre. Cioè, lui era nell'Ottocento, non sapeva manco che era un computer, figuriamoci nel 23. Però cerco di raccontarvi brevemente questa storia, così concludo, diciamo, il mio intervento. Tutto nasce dal solito Eulero. A un certo punto, poverino, diventò pure orbo, ecco perché io dico che in realtà, nonostante fosse orbo, vedeva molto lontano. A un certo punto, Eulero si trovò davanti alla risoluzione, diciamo, di quella che sembra una solita equazione come prima, differenziale, un'equazione particolare. Attenzione, trovò in due modi diversi due soluzioni apparentemente diverse. Questa che riguarda che cosa? La funzione esponenziale, e questa che riguarda le sinusoidi. Domande, i numeri complessi li avete studiati tutti? I numeri complessi sono dei numeri particolari per cui, in mezzo ai quali c'è questa lettera strana, I, l'unità immaginaria, che è definita in questo modo, è quel numero che moltiplicato con se stesso fa meno 1. I al quadrato, per definizione, è uguale a meno 1. A un certo punto i matematici, attenzione, però nel Medioevo, si trovarono a fare dei calcoli con la radice quadrata di meno 3. Si può fare? Nell'ambito dei numeri reali no, ma se io chiamo I al quadrato meno 1, come posso scrivere radice di meno 3? Come radice di 3 per I. Con questo escamotage i matematici riuscirono a risolvere una serie impressionante di problemi, tra cui questo. E ovvero a un certo punto si trovò davanti a questa duplice soluzione. Siccome non era uno che lasciava le cose a metà, studiò talmente tanto e produsse talmente tanto che a un certo punto arrivò a realizzare, a trovare questa che è conosciuta come la formula di Euler. Allora, mettendo in mezzo questa unità immaginaria, si chiama I, e questo numero è che qui estra, il numero è nella base dei logaritmi, dei logaritmi naturali, e si chiama numero di Metero. E ci pensano, ma perché allora si dica con la E? Lui se l'è chiamato così e noi continuiamo a usare questa lettera. Secondo me dovremmo chiamarlo numero di Euler. Scoprì che E elevato a I per X è uguale alla somma di coseno più I seno. Sapete che cosa porta questa formula? Adesso vi dico. Quando vi dico, pensate a un capolavoro di Leonardo. Allora, le ragazze, io immagino, cioè io conosco Leonardo che è veramente un capolavoro, ma che capolavoro di ragazze? Non è un capolavoro questo Leonardo, parlo con le ragazze.
attività, non so se c'è un interista milanista, comunque diciamo che meno appassionati di calcio ce ne sono, a seconda dei gusti, diciamo questo Leonardo o quell'altro Leonardo, insomma, c'è la messa, insomma, pure loro due, un po' di più, insomma, anche loro producono dei capolavori, il capolavoro di Leonardo di lei, siete d'accordo? Il capolavoro di Leonardo da Vinci, no? La Gioconda. Attenzione, diffidate dalle imitazioni. Sapete per i matematici? Sapete per i matematici invece qual è il capolavoro di Leonardo? E di quale Leonardo sto parlando? Sempre tu, di Leonardo e Euler. Questa meravigliosa, bellissima equazione che viene fuori da quella precedente mette insieme i cinque numeri più importanti della matematica. È pi greco, i che è la unità immaginaria, 1 e 0. Questa dovrebbe essere nella cameretta di tutti i matematici con la M maiuscola e di tutti quelli che si apprestano a studiare matematica. Io l'ho conosciuta quando avevo 17 anni. Adesso finalmente ho capito più o meno che cosa significa dopo tanti anni. E soprattutto, attenzione, la cosa secondo me è bella, che poi uno no. Facendo una sintesi della propria vita, della propria esperienza professionale, mette in risalto che viene fuori da un'esperienza matematica trattino musicale, perché quello che scoprì Leonardo era in realtà relativo anche alla musica. Qui vado a grandi linee, vi dico soltanto questo. Fourier, riprendendo la teoria di Lagrange, che cos'era questa teoria? Immaginate delle molle collegate l'una con l'altra e queste molle attaccate a queste, delle masse, diciamo, delle palline attaccate a queste molle, delle molle in serie. Trovo un'equazione. La stessa formula risolutiva, la stessa metodologia risolutiva, Fourier, la usò, sapete per che cosa? In capo la musica. Siccome lui aveva fretta, c'è un articolo bellissimo sul sito del Princeton, lui studiò il modo con cui si propagava il calore. E allora dice, secondo me è come quelle molle, cioè il calore si trasmette da una particella all'altra più o meno come in quelle oscillazioni tra molle in serie. E trovò, senza saperlo, in realtà la soluzione definitiva dell'equazione delle onde sonore. Quello che noi chiamiamo oggi, non vi preoccupate di tutto questo formulaggio, leggete la cosa principale. Quello che noi chiamiamo, io lo chiamo codice Fourier, che cos'è? Ecco, così ve lo collega Champollion e altri che c'è. Grazie a Fourier noi riusciamo ad esprimere qualsiasi suono o qualsiasi in realtà fenomeno periodico come somma di cose più semplici. Sem e cos'è? Qualsiasi suono. Allora vuol dire che se io ho un suono che è qualcosa di periodico nel tempo, molto complicato, io lo posso scrivere analizzandolo in modo più semplice? Sì, è però anche il contrario, che se ho diversi suoni semplici delle sinusoidi, mettendoli insieme, facendone sintesi, io riesco a creare un suono complicato. Chi suona la tastiera qui? Che cos'è un sintetizzatore? Che vengono composti in maniera, vengono sommati,
e a seconda di quelli che utilizzo viene prodotto un suono piuttosto che un altro, meglio la voce di uno strumento, quello che si chiama in acustica il timbro di un suono, piuttosto che un altro. Il segnale più semplice, uno dei segnali più semplici, è la cosiddetta onda quadra. Guardate, se io sommo 5 armoniche che si calcolano con quei numeraggi che avete visto prima, quindi se ne faccio la somma di Fourier fino a 5 armoniche, ottengo, vedete, questo è blu, un'approssimazione. Ma se io aumento, anzi ci vorrà un po' di tempo, ecco, se io aumento il numero delle armoniche, vedete, sempre di più mi avvicino a quella che era l'onda quadra. E così l'onda emessa da un pianoforte, il timbro generato da una chitarra, grazie a Fourier si può riprodurre grazie con la somma, diciamo, di suoni semplici. Quella che vedete è una tastiera che ho avuto da giovane ed è il primo sintetizzatore commerciale. È una tastiera. Sintetizzatore significa questo: uno strumento elettronico che genera suoni diversi, con timbri diversi, grazie a suoni semplici, a sinusoni. Analisi e sintesi, scomposizione e ricomposizione. Volete vedere che cosa si fa grazie a Fourier? E sto per finire. Guardate. Questa è la coreografia di mio figlio. Io senza Fourier non l'avrei mai vista in quel modo. Questo qui è un sonogramma. Cosa succede? Gli ultrasuoni entrano nel grembo della mamma, rimbalzano laddove c'è il bimbo e vengono reinterpretati in modo elettronico e riletti da questo strumento che si chiama eco recorder, giusto? Oppure questo lo conoscete tutti, l'equalizzatore grafico, no? Quando più si pompa, più si... Questa che cos'è? La visualizzazione in tre dimensioni di un suono di un brano musicale. Guardate quante cose riusciamo a fare grazie a qui. Lo sapete che cos'è questo? Queste sono le vocali A e I pronunciate dall'uomo. Lo sapete che cos'è questo? È simile, vero? Grosso modo, insomma, cioè questo è un pochino più sgranato, diciamo. Ma il fenomeno è esattamente lo stesso, solo che sapete cos'è quello? È il modello della propagazione del calore. Vedete allora come Fourier, studiando una cosa, ce ne regalò un altro. E grazie a lui, questo l'ho conosciuto pure, sì, The Dark Side of the Moon. Me ne devo andare, non la chiudo la conferenza, se non conoscete quella. Io non parlo del prisma, il prisma di Newton, sì, la composizione, sì, vabbè, la luce bianca. The Dark Side of the Moon, the Pink Floyd. La musica moderna, la musica elettronica, non ci sarebbe stata senza Fourier. Vabbè, Schoeffer, Stockhausen, nemmeno sono i tre grandi pionieri, diciamo, di questo tipo di musica. E la cosa interessante, per concludere, perché ce ne sono altre, guardate, i numeri chiamati complessi in matematica, in realtà sono quelli che semplificano. Queste sono tutte le introduzioni nate nella matematica, innestate, diciamo, nella matematica, grazie allo studio di Fourier e all'uso dei numeri complessi. Non sto a leggervi qualche cosa ci sta. O diciamo tutto ciò che, ecco, questa parte a sinistra, per esempio, ci avete quelli che sono stati i passi fino a Fourier, subito dopo, e poi guardate quello che invece è venuto dopo. Fino ad arrivare allora del tipo X, ci ho messo pure. Ci ho messo le MP3. Guardate quante innovazioni tecnologiche, andiamo rapidamente. Grazie al codice come dico io Fourier, i CD audio, i fogli a microonde, l'analisi digitale del suono, questa è la Sound Blaster per chi conosce un pochino. La FFT è un algoritmo che serve proprio per digitalizzare il suono, serve per tirare quelle cose che abbiamo seguito. La scoperta del DNA. L'attacco, questo perché è da non... questa è una delle innovazioni tecnologiche importanti nella medicina,
la risonanza magnetica nucleare, i radiotelescopi, non sono altro che reinterpretazioni, delle, diciamo, riletture delle onde elettromagnetiche rivisitate grazie al codice, diciamo, alle serie di Fourier. Come funzionano gli MP3? E abbiamo finito. Allora, voi immaginate di avere un suono, quello di prima. Questo è lo spettro delle varie frequenze. Ci sono delle frequenze molto basse e delle frequenze molto alte che il nostro orecchio non percepisce. Il nostro orecchio, grosso modo, percepisce tra 20 e 20.000 Hz, i suoni compresi tra 20 e 20 kHz. Alcune frequenze non si sentono, eppure se noi analizziamo un suono al computer, là ci stanno delle frequenze basse o alte, infrasuoni o ultrasuoni. Già si possono tagliare quelle. Poi ce ne stanno altre che in realtà hanno, come dire, un volume, diciamo così, molto basso, non sono percettibili. Anche quelle si possono tagliare. Attraverso poi un fenomeno di decodifica, è un filtro in questo caso, guardate, che ci fa passare soltanto determinate frequenze, qua, quelle più a volume, diciamo così, più alto. Guardate la differenza tra queste due immagini, e sono state cancellate quelle che non riusciamo a sentire. Vengono fatti dei lavori particolari, viene lisciato il suono, è meno ridondante. Perché i file MP3 sono più piccoli rispetto ai file audio che si usavano tradizionalmente, web, PCM? Ci sono meno frequenze, ci sono meno dati, vengono creati quelli che non sono percettibili dall'orecchio umano e quelli che comunque non servono. Cioè, la qualità per uno molto attento, se non c'è, che cos'è un campione, per esempio? Un campione, insomma, è un estratto che viene, no? Convertito in digitale, che contiene determinate frequenze. Alcune si fanno passare, altre no. Stessa cosa il JPEG. Il JPEG, quando voi scansionate un'immagine, ci sono diversi modi per poterla memorizzare nel computer. L'algoritmo di compressione per le immagini cerca di evitare i dati ridondanti. Se io ti dico da questo punto a quel punto c'è tutto blu, è inutile che tu mi dici blu, 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 blu. Mi dici blu per 20 robe. L'ho detto in maniera assolutamente elementare, ma il funzionamento è quello. Meno dati per dire la stessa cosa. Guardate, giusto per darvi un messaggio finale, e io questa immagine la tengo molto, musica e matematica vanno sicuramente d'accordo. Io ci metterei anche una terza parola,